tutti! Sì, esatto, avete letto proprio bene dal titolo. Infatti, quando si esauriscono le idee migliori, rimangono le idee geniali. Quindi, oggi andrò a ricreare un look che ha fatto Basic Megaia, o meglio, io ho truccato Basic Megaia su Photoshop e ora andrò poi a ricreare quello che ho fatto su di lei. Ma esattamente chi ti dà il diritto di sfruttare così la mia immagine? Se vi state chiedendo perché, la risposta è perché è divertente! Quindi facciamolo. Oltretutto, volevo fare un look un po' natalizio e quindi ho sfruttato questa geniale idea che non è neanche mia, ma me l'ha data mia madre. Ma sì, dai, ragazzi, siamo qua per divertirci. Poi è quasi Natale, io sono in pieno mood natalizio. Anzi, entro del tutto nello spirito del Natale con questo cerchietto con le palline qua, non so, è natalizio in realtà, forse no, vabbè, comunque. Comunque vorrei solamente dire che Gaia è talmente pigra da non aver neanche fatto lo sforzo di truccare tutte le singole immagini, quindi come vedete sono già struccata. Beh sì, perché altrimenti ci avrei messo un sacco di tempo che non ho, quindi accontentiamoci di questo. Poi sicuramente Basic Megaia avrà qualcosa da ridire sul fatto che io abbia sfruttato la sua immagine. Tranquilla, riceverai presto notizie dai miei avvocati. Quindi io vi lascio al tutorial di Basic Megaia e dopo passiamo al mio. Bene ragazzi, finalmente ci siamo liberati di quella palla al piede di Gaia. Benvenuti dove si fa la vera arte. Io avrei cominciato dall'ombretto, ma quel genio poco lungimirante di Gaia non ci aveva pensato quando ha cominciato a scontornare l'eyeliner, quindi partiremo da qui. Vedete come creo con facilità questa perfetta linea di eyeliner metallizzato? E semplicemente faccio la stessa identica cosa sull'altro occhio con il comando Ctrl-C, Ctrl-V. Per l'ombretto ho optato per uno champagne luminoso un po' glitterato su tutta la palpebra e per l'interno dell'occhio ho usato un panna anch'esso luminoso. Sulle labbra ho un rosso più scuro e sul viso, oltre al mio immancabile blush naturale, ho voluto osare un po' con un illuminante sugli zigomi e sul naso e un contouring che sfinasse il mio viso già perfetto di suo. Ed ecco qua ragazzi, un look perfetto per le feste. Io nel frattempo mi sono portata avanti facendo le sopracciglia, oggi le ho fatte un po' più chiare proprio perché in realtà Basic Megaia le ha proprio bianche perché matchano i capelli, perché lei è una platino naturale al contrario di me e quindi perché lei è la versione migliore di me, infatti anche le lentiggini io non le ho, quindi oggi le faremo, però appunto volevo farle un po' più chiare ma non bianche perché su di me sarebbero un po' ridicole. Ora passiamo al trucco degli occhi, lei prima di tutto ha un ombretto un po' shimmer champagne su tutta la palpebra perché è un trucco natalizio, quindi voleva essere radiosa, voleva essere luminosa. Quindi come primer, come base vado a mettere un ombretto liquido, questo qua è uno della linea Made to Last di Pupa, il numero 5, che è proprio uno champagne. E lo vado a dare più che altro appunto proprio per avere una base su cui andare poi a mettere una polvere. E quindi lo stendo su tutto l'occhio per dare un po' di luminosità. E tra l'altro questa parte di video è sponsorizzata da Pupa, che ringrazio tantissimo per farvi vedere la nuova collezione natalizia che si chiama Gold Me, che ha tutti dei pack dorati e bianchi che non so se mi conoscete. Ciao, sono Gaia e io amo il dorato e il bianco. E di cui oggi andrò a usare la palette di ombretti appunto, che è così. Il Liquid Metal Liner, che è una tonalità praticamente copper, quindi ramata, molto molto pieno, adesso poi lo vedrete in azione. E infine le matite, voi sapete che io amo profondamente le matite occhi di Pupa, sono super pigmentate, cremose, ma che poi si asciugano e rimangono lì, sono veramente ottime. E appunto di questa linea ne hanno fatte due, una più nera e una più violacea, adesso vedo che cosa usare. Ma per prima cosa vado a prendere questo colore qua dalla palettina e vado a stratificarlo al di sopra dell'ombretto liquido proprio per fare un po' lo stesso effetto di Basic Megaia di ombretto champagne luminoso. Ed è carino perché ha delle perlescenze che rimangono parecchie, quindi sembrano quasi dei micro glitter. E lo porto bene bene su perché, non so, lei ha gli occhi un po' a palla, se posso dirlo. Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba. Più dei miei addirittura. E quindi ha molta molta palpebra. Prendo un po' del chiaro e vado a metterlo qua sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno perché lei ha fatto questo intensissimo color chiaro nell'angolo interno. Io voglio proprio essere fedele al suo make-up. Comunque questo è proprio il video per chi non sopporta Basic Megaia.
mi piace un sacco perché ha di base un effetto quasi trasparente ma luminoso. Io amo questi effetti così leggeri ma proprio power. Ora è il momento dell'eyeliner, che appunto ha anche lei, ma sai, il suo è stato facile perché è stato copiato e incollato. Io purtroppo non posso fare Ctrl V, Ctrl C. Quanto sarebbe bello, io non sapete quante volte nella mia vita, dopo che ho fatto una c***a, ho sognato, ho pensato di fare Ctrl Z, che è il comando per tornare indietro sul computer o su tantissimi programmi. E poi mi rendo conto che, essendo vita reale, non lo posso fare. Che tristezza. Questo colore è stupendo, veramente stupendo. Ed è molto molto pigmentato e uniforme, che non è per forza scontato in un eyeliner metallizzato. E quindi è molto molto facile da usare. Tra l'altro, appunto, per un look natalizio secondo me è perfetto. E adesso l'altro. Ora uso la matita 01. Io ogni volta vi devo far vedere quanto scrivono queste matite, cioè io sono sconvolta, ve lo giuro. La vado a mettere nella rima superiore ed è estremamente facile da mettere. Tra l'altro, se avete difficoltà magari con le matite, magari sono troppo dure, rischiate di farvi male, queste qua sono molto morbide, quindi è davvero facile. E in questo modo vado a dare già molta definizione e intensità alla base delle mie ciglia. E la cosa bella è che non si stampano, si asciugano, quindi rimangono lì, veramente sono ottime, non smetterò mai di dirlo. Ora metto il mascara. Visto che Basic Megaia ha queste ciglia molto nere, molto un po' raggruppate, diciamo, vado a usare il mascara More di We Makeup, che fa un po' questo effetto. Tra l'altro è super super nero e, come vedete, annerisce tantissimo la base delle ciglia, in questo modo le fa apparire ancora più folte. Possiamo passare al viso. Visto che Basic Megaia ha pelle perfetta, voglio andare a usare uno stick che mi rende la pelle perfetta. Questo è Ola Blur di Makeup Obsession. Non l'ho ancora mai provato, quindi non so se effettivamente farà qualcosa. Tra l'altro è abnorme. E lo vado a mettere in tutto il centro del mio viso. Non saprei, sinceramente. Tra l'altro lo trovo anche molto molto grasso, quindi ho paura che mi scivoli un po' troppo il fondotinta. Cioè sì, l'effetto è un po' minimizzato, ma nulla di eccezionale. Comunque vado a usare come fondotinta il Transformers di Astra. Metto un po' qua e lo vado a stendere con un pennello, perché non ho preso la spugnetta, non ho nessuna voglia di alzarmi, bagnarla e ritornare qua, quindi ormai è andata così. Ah, ragazzi, il mio nuovo proposito per l'anno nuovo è diventare meno pigra, ma ormai direi che è una causa persa. Tra l'altro temo di aver preso... Ah, ecco, infatti dicevo, questo non è il mio colore, questo è il 2. Perché è molto molto rosato e quindi, a parte, anche un po' più chiaro di me. Oh well. Vabbè ragazzi, ma non sarei io se non sbagliassi sempre tutto, no? Poi vado a mettere il correttore, il Born This Way di Too Faced, che è più scuro del fondotinta. Questa è la tonalità Almond. Aspetto a mettere la cipria perché oggi faccio contouring e blush in crema e le lentiggini, anzi prima faccio le lentiggini, e le faccio con il Freckle Tint di Lottie London, che mi hanno dato al press day di Shaka, quindi lo potete trovare da Shaka, cioè nel senso negli OVS, che praticamente è una specie di eyeliner anacquato marrone con cui si possono fare le lentiggini. È molto rossastro come tonalità, è una tonalità molto molto calda, forse un pochino irrealistica, ma insomma ci va bene anche così. E adesso vado a fare il contouring con il Cover Stick Foundation numero 606 di Mesauda, che ho amato tantissimo quest'anno proprio per questo scopo. Questo perché il contouring in crema, anche il blush in crema, fanno sì che la pelle sia un po' più radiosa e un po' più naturale, visto che la nostra Basic Megaia è tutta naturale. Ora, il suo blush sono due palline di blush sulle gote. Io le andrò a fare, ma poi le andrò anche un po' a sfumare, perché per quanto lei sia super carina, con quel blush per me forse è un po' esagerato, però lo vado comunque a concentrare in questa zona proprio perché
lei ce l'ha lì. Adesso posso finalmente andare a incipriare e incipro proprio solo qua, ovvero dove il mio correttore poi fa un po' di pieghe, quindi è meglio andare a fissarlo, e un pochino qua nella ruga. E sto usando la Cipria Powder Experience di Debbie. Voilà, direi che va bene così, non voglio esagerare. Come illuminante ne uso uno che vi ho già fatto vedere ed è della linea Glow Obsession di Pupa, questo è lo 01, perché il suo è un illuminante molto chiaro e molto concentrato, quindi utilizzo un pennellino piccolo e vado a concentrarlo proprio nei punti più alti dei miei zigomi e del mio naso. Ora aggiungo il mascara anche nelle ciglia inferiori, che lei le ha molto pronunciate. Infine lei ha optato per un bel rossetto rosso, bello profondo. Io vado ad usare il nuovo Dark Heart di Mulac, che è proprio della collezione nuova, che è un colore molto simile, un bordeaux. E voilà, questo qua è il look che ho copiato a Basic by Gaia. Vi piace? Secondo me è un ottimo look natalizio, anzi penso proprio che io a Natale farò una roba del genere, perché è il look che mi piace di più, un occhio semplice ma luminoso e labbra rosse. Quindi io ringrazio di nuovo Pupa, ringrazio voi, se siete arrivati a questo punto del video commentate con... questa volta l'emoji la faccio scegliere a Basic by Gaia, visto che questo video praticamente è suo. Commentate con l'emoji del serpente, che è molto descrittiva di quella serpe di Gaia. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out! Nelle puntate precedenti di Basic Gaia. Ma già, io volevo partire con le sopracciglia già fatte, e invece, come potete ben vedere, no. Le faccio... Strike! Tutte le buttate giù. Tutto ciò, io sto registrando l'audio. Sì.